E la guerra che continua è il fatto principale, perché lì muore la nostra gente. E avere paura o non averne è il rischio di questa professione. La sua ultima intervista ad un giornalista occidentale, Anna Politkovskaja, l'aveva rilasciata Giorgio Fornoni, il reporter di Ardesio in Basseriana che collabora alla nota trasmissione Report di Rai 3. Il 5 agosto prossimo ricomincerà il processo per l'uccisione della giornalista russa, che sul suo giornale e in alcuni libri aveva denunciato i crimini delle truppe russe in Cecenia e la tragedia della popolazione su cui ricadono le conseguenze della lotta tra il potere centrale e gli indipendentisti locali. La forza della Politkovskaja qual era? Era quella che lei denunciava tutti i soprusi commessi sia dai militari russi che dai guerriglieri ceceni. Lei diceva sempre: la gente ci va di mezzo, perché i guerriglieri, i capi della guerriglia non si siedono con i potenti del Cremlino? Questo era, però chiaramente i potenti del Cremlino non voleva accettare di sedersi con i guerriglieri, e da allora era come dare quasi una carta bianca a far sì che il Cremlino agisse come volesse, e lei continuava a denunciare. Aveva scritto anche lei un qualcosa tipo il Calvario Ceceno, aveva scritto tante altre cose, denunciava a voce forte. Voi sapete perfettamente che lei era l'unica accettata anche nel teatro Dubrovka, quando nel 2002 si erano serragliati nel teatro tutti questi, avevano tenuti in ostaggio. Lei era stata accettata proprio anche dai guerriglieri in quel momento, perché lei era credibile su tutti quei fronti. Secondo il reporter di Ardesio, però, il nuovo processo non appurerà la verità sull'assassinio della Politkovskaja. Ogni volta che riaprono questi processi, ogni volta vengono richiusi con una scusa piuttosto che un'altra. Ma perché c'è questo rimpallo? È per avere qualcuno, trovare qualcuno a cui ci si può rivalere. Questo è un po' il discorso che fa la Russia di norma e solitamente, insomma.